真的。No。啊。前面说了不算。三个多吗？还有什么？对。绿色。No。绿色？哦。No。No。Ahora sí, sí. Allora, ok. Mi ringrazio di essere venuti a questa bella occasione, soprattutto perché è un pomeriggio di sabato e apprezzo il sacrificio per venire a sentire le mie vecchie cose. Le ricerche che facciamo adesso sempre nella VRB, fa parte dell'ambito dei studi del sito della ASCAP di Erbonti. Ecco le nuove ricerche che abbiamo fatto, una specie di archeologia dell'archeologia, cioè guardando tutti i reperti e soprattutto in questa presentazione cercando di ricomporre la storia degli scavi della cosiddetta Villa B. Durante l'esecuzione dei pali di cemento armato per la vicenda palestra, parte del preesistente scuola media Palini, sita in via Dorata, qui annunciata, la ditta di costruzione notò alcune irregolarità che indicavano la presenza di strutture antiche. La sovrintendenza condusse dunque l'indagine nel mese di giugno del 1973 per stabilire l'eventuale interruzione dei lavori. La prima struttura portata alla luce fu un muro che gli scavatori denominarono 1. Durante l'avanzamento del sondaggio, l'area fu suddivisa nelle sezioni A e B, alle quali successivamente furono aggiunte quelle C, D e F. Nell'area A furono rinvenute alcune anfore rivestite all'interno con una sostanza bituminosa e frammenti di legno carbonizzati. Verso est identificarono un muro antocantonico biancastro denominato Brue. Quando si spostarono verso est, quest'area chiamarono B, definita tra 3 e 4, nei cerchi verdi, non si resero conto che essi appartenevano ad un insieme separato di ambienti affrescati, quelli che sarebbero stati denominati in seguito ambienti 3 e 4. Nella foto in alto, scattata un anno dopo, si vede nell'angolo nord-est dell'ambiente 4 con gli affreschi protetti da scuoie di cane. Ecco cosa ne rimane oggi dell'ambiente 4. Gli scavatori si spostarono a sud-est, ovest di lì, dove scoprirono gli spazi stretti delimitati dalle pareti 5 e 6. In un momento importante per il futuro dello scavo fu quando, toccato il pavimento di cacciopesto lì trovato, si udì un suono che indusse a parlare, a pensare che al di sotto ci fosse un altro ambiente. A quel punto si fece un piccolo sondaggio e sotto il pavimento si trovarono frammenti di incanciata. Sfortunatamente la stagione finì. Gli scavi iniziati ufficialmente nel 1974 ebbero come protagonisti l'imprenditore Pietro Vitiello, che contemporaneamente lavorava alla Villa A, l'allora direttore Giuseppe Maggi e l'assistente Nicola Siciliano.
Tenno De Caro e Lorenzo Fergola furono responsabili della conduzione dello scavo e della redazione dei diari. Fergola e De Caro affrontarono una situazione scoraggiante perché il progetto di costruzione interrotto aveva lasciato l'area crivellata dalle cime dei profondi pali in cemento armato, mentre le parti superiori delle antiche mura erano state rase a suolo. La situazione è resa maggiormente critica dalla presenza di una grande piattaforma in cemento armato costruita per la gru e posizionata in cima ad un'ampia sezione. Il 23 luglio gli scavatori iniziarono a ripulire le stanze 4, 5, 6 e 7. Seguirono il lato ovest della parete ovest dell'ambiente 4, scoprendo affreschi che consistevano in bande nere e rosse. In questa zona fu ritrovato il livello di capestio antico. I lavori continuarono in diverse sezioni quando decisero di ripulire le aree designate come 2 e 3 e anche a rimanere a sud dello scarpato di fango vulcanico indurito perché era troppo difficile da affrontare a mano. La decisione di lavorare a sud si basava anche sul fatto che questa sezione era più vicina all'edificio scolastico e gli scavatori volevano chiarire la relazione tra le strutture antiche e quelle moderne. Per individuare i vari ambienti e evitare contemporaneamente il cedimento dei muri più fragili, si decise di portare alla luce i muri solo parzialmente. Si scoprì la parete sud dell'ambiente 1 e si rivelò di essere un imponente muro dello spessore di quasi 70 cm. La superficie nord di questo muro era ricoperta di un tonico bianco grezzo, mentre la superficie sud era dipinta di giallo, similmente alle pareti dell'ambiente 4. Spostandosi verso est, si divenne l'angolo sud-ovest di una stanza che denominarono momentaneamente Z. Si trovò anche l'angolo nord-ovest dell'ambiente 2. Essendo difficoltoso seguire le creste dei muri rimanenti, spesso mutilati, di tanto in tanto si scavarono trincee laterali di diverse profondità per rintracciare i muri già crollati in antico. Si scoprì che sotto lo spesso fango vulcanico indurito c'era costantemente uno strato di lapilli 20 a 30 cm di spessore sul pavimento. Si esplorò il muro ovest della mente 2, ma sembrò a riscatto che fosse sprofondato. Ora sappiamo che era crollato nell'ambiente sottostante. Sulla parete sud dell'ambiente 6 si trovò una pittura simile a quella dell'ambiente 4. Spostandosi verso ovest, si scoprì il bordo di un bacino in cocciopesto a cui viene dato il nome. Esso si va al suo interno. Scusate, è difficile non vedere quello che sto mostrando. Spostandosi verso ovest, si scoprì il bordo di un bacino in concesso a cui venne dato il numero 9,
Esso salvava al suo interno un frammento di fistole di piombo che ne confermò la funzione di fontana. Ulteriori indagini furono compiute verso sud e est dell'area 5, che risultò molto compromessa e illegibile. Si risalì dunque nell'area tra la fontana e la parete ovest della via dei Tre, come si vede in basso a sinistra. Lì si trovò un pezzo di muro sul pavimento, anch'esso similmente ai muri che definiscono 7, 8 e 6, è difficile se non impossibile interpretazione strutturale. L'importanza di questo muro è che affondava nel riempimento delle volte a livello inferiore, che, da cui esalavano offerte o gas vulcanici, confermando la presenza di spazi di sotto. Si iniziò quindi a svoltare la stanza 3, dove il pavimento di cocciopesto era intatto e piano. Si trovarono anche frammenti di incrociato dal soffitto. Ci si spostò verso l'11, situato a nord-ovest dell'ambiente 2. Quindi, con una ruspa, si iniziò a sgomberare il fango indurito dalle stanze 1, 2, 3 e Z. Questo disegno illustra la situazione con il fango indurito al di sopra di uno strato di lapilli che rappresenta il primo evento dell'eruzione. Questi strati si appoggiano sulle pareti edificato un muro. Osservando questa immagine in modo più dettagliato si vede nel disegno di De Caro, vedevo trovarlo perché è sta qui. Ah, sto andando indietro, scusate. Ok, è così che volano. Questo è il disegno, dove si vede la situazione e questi strati si appoggiano sulle pareti di dettato muro. Osservando questa diapositiva, si vede in modo più dettagliato nel disegno la trave nella sezione insieme ad una fotografia della trave al momento di ritrovamento. Il lavoro continuò con piccone a palla per rinvenire tutti i muri in quest'area. Si esplorò allora per definire le pareti delle stanze 1, 2 e la parte est del 11. Mentre si spostò nella zona est, Z fu denominata 12. Quando fu completamente sgomberato l'ambiente 3, si scoprirono sulle pareti fasi di decorazione ad affresco. Una precedente decorazione in rosso vivido fu coperta da uno schema decorativo successivo in rosso e nero. Di essa restano solo una descrizione e i disegni realizzati da De Caro, essendo la parete crollata poco dopo lo scavo, prima ancora di fotografarlo, come si vede in questo scatto databile al 1975. La parete settentrionale mostra uno schema compositivo della decorazione più completo rispetto a quelle occidentale e orientale. Esso mostra uno zoccolo nero con puntini rossi e gialli imitanti probabilmente il granito. Esso era poi suddiviso in sezioni da coppie di sottili elementi bianchi strumentati da volute. La banda gialla è incrociata da una linea rossa in basso e da una verde in alto separa lo zoccolo
dalla zona centrale. Qui si notano due pannelli neri fiancheggianti un pannello centrale rosso. Le bande di tutoria eseguite in giallo con bordi vegetali bianchi continuano a delineare i doppi elementi ionici del zoccolo. Se confrontiamo i disegni di Decaro con lo stato attuale di queste pareti si trova ben poca corrispondenza. Vi sono inoltre grossi cumuli di frammenti di affreschi conservati nell'aria che evidentemente provengono da queste serie di stanze. Continuando le indagini in queste zone, gli scavatori trovarono un semplice pavimento in roccio pesto, quindi cercarono affreschi sulla parete sud dell'ambiente 1, ma trovano solo un fondo bianco grezzo. Nonostante la puntellatura eseguita per arginare il possibile collasso, essendo il terreno sottostante pieno di vuoti, si dovette sospendere lo scavo. Passando alla stanza 4, si trovò il riempimento disturbato dai moderni lavori di costruzione. Lo scavo si spostò nuovamente per svuotare l'ultimo tratto dell'ambiente 2 e un punto lungo la parete nord mancava il pavimento. Per esplorare il muro nord scavarono una trincea lunga 3 metri. Qui trovarono frammenti di affreschi gialli e si resero conto di trovarsi sopra una volta orientata nord-sud su cui era caduto il pavimento dell'ambiente 2. Si ipotizzò che si trattasse di un cripto portico. A questo punto la campagna ci sono. Facciamo più sensibile questo. Questa campagna, dal 16 dicembre 1974 al 3 maggio 1975, ebbe come obiettivo quello di esplorare ulteriormente l'area che circondava la fontana. Si iniziò con l'esplorazione a nord del muro ovest. Qui si rivennero una serie di pareti nord e sud che consentirono di individuare gli ambienti 12, 13 e 14. A questo punto, per qualche motivo, ci si spostò nell'area 28, nell'estremità occidentale. Qui si rimostra un grosso quantitativo di materiale con mezzi meccanici. Si esplorò brevemente il margine sud-occidentale del sito dove si trovava le fondamenta della scuola. Quindi, concentrandosi sull'ambiente umano, furono rinvenuti due gruppi di travi. La trave più grande correva in senso est-ovest e ne sosteneva altri quattro